Buon pomeriggio e buona settimana a voi. Allora, ieri sera abbiamo affrontato la questione che riguarda i personaggi pubblici che sempre più escono allo scoperto, no? Inizialmente era veramente difficile trovare un personaggio del mondo dello spettacolo, della cultura, ma anche dello sport che uscisse così fortemente allo scoperto. Diciamo che poi forse uno dei primi personaggi a farlo è stato proprio Michele Santoro nel novembre-dicembre del 2020. E tra l'altro io ricordo molto bene le sue parole, intervistato da Floris. Quando Santoro sottolineava il fatto che per quanto riguarda i media, l'informazione, non c'è più democrazia e fu una denuncia piuttosto grave, no? Quando ad esempio parlava del fatto che mai avevano parlato ad esempio della posizione di Luc Montagnier, ma anche di tanti altri. In effetti fino al dicembre del 2020 mai si era sentito parlare della posizione di Luc Montagnier, pur sempre un premio Nobel. Poi, piano piano, questa voce è uscita ed ora sappiamo qual è la differente strategia ormai dell'informazione. Soffermiamoci solo sul nostro paese, perché poi ogni paese ha le sue situazioni, le sue difficoltà. Noi ci soffermiamo sul nostro paese, sulla nostra informazione. Poi, come avete visto, ogni qualvolta un personaggio è uscito allo scoperto, è stata ad esempio la volta di Cacciari, qual è la strategia che ha adottato l'informazione? Quella di screditare questi personaggi. Personaggi che prima della pandemia erano riferimento, no? Anche e soprattutto della sinistra, perché la cosa poi strana è che molti di questi personaggi politicamente sono schierati anche a sinistra e non sono solo del centrodestra, non sono i vari giornalisti Giordano, Borgonovo, Capezzone, ma ci sono anche, per correttezza lo voglio dire, uomini della sinistra, anche politici, guardate Rizzo ad esempio, che chiaramente sono andati contro questo sistema e questo chiaramente per fortuna è una cosa positiva e mi auguro che aumenti sempre di più. Oggi volevo parlarvi di Celentano, no? Celentano è un uomo che ha fatto la televisione. Sicuramente a Celentano non dobbiamo insegnare cos'è la televisione, cos'è l'informazione. Ecco perché ci va molto cauta l'informazione nell'attaccare Celentano, cercano veramente di evitare, solamente sul web sta uscendo la sua posizione vera. Ma se avete fatto caso, in tutto il resto del panorama informatico italiano, soprattutto della radiotelevisione, il nome di Celentano non viene fatto. Non viene fatto perché ovviamente è difficile, no? Controbattere a Celentano. In particolare quando Celentano sottolinea un fatto che è davanti agli occhi di tutti, cosa che io ho sempre sottolineato perché è facile vederlo per chi vuole vedere, e cioè che siamo di fronte ad una informazione che non è vero, come dicono spesso, che lascia lo spazio a tutti, che siamo in una democrazia compiuta perché anche i Novax hanno il loro spazio. Vedete, questa è una furbata che dicono, no? Perché poi dipende cosa tu fai, e mi spiego meglio. Prendiamo solo l'esempio di quelli più faziosi, no? Dei peggiori di tutti, che sono sicuramente i giornalisti di La 7, da Lili Gruber alla Merlino, alla Pannella, a Floris, a Parenzo, ce ne sono tanti altri, insomma, che sono davvero molto molto faziosi. Ecco, partiamo solo da questi. È chiaro, tu magari inviti una persona che ha una posizione Novax, però poi quando tu gli metti contro quattro che la pensano in modo diverso, cioè fai il classico uno contro quattro, uno contro cinque, uno contro sei. Continui ad interromperlo, trovi ogni volta la scusa quando dice una cosa importante, ah, adesso c'è la pubblicità, e poi quando torni in studio non gli dai più la parola per finire il suo concetto. Appunto, dipende come tu poi fai esprimere questa persona. E Celentano usava il termine poveraccio, no? Nei confronti dei Novax, dicendo: se tu poi non fai parlare questo poveraccio, non lo fai esprimere, non vuol dire che tu sei democratico solo per il fatto che l'hai fatto venire in studio. E questo mi sembra esattamente il punto focale. Quindi, in conclusione, noi dobbiamo continuare a batterci contro
questi disinformatori. Perché vedete, il problema sta lì, sta lì, molto più della politica, dei politici, perché i politici incidono molto di meno, ma molto di meno incidono i politici. Quelli che incidono soprattutto sulla storia della pandemia sono i giornalisti attraverso gli scienziati che loro invitano, che hanno una certa posizione radicata, che non è la posizione della scienza, perché la scienza è a 360 gradi, anche quelli e soprattutto quelli che magari la pensano in maniera diversa. Ecco che quindi Celentano ha azzeccato perfettamente come stanno le cose. Vedrete che sarà molto difficile, per ora non è ancora successo, vedremo chi lo farà, invitare ad un dibattito Celentano, perché lì voglio davvero divertirmi, perché credo che lui riuscirebbe perfettamente anche a reggere un 1 contro 4, un 1 contro 5, e questo i signori, ad esempio, di La 7 lo sanno perfettamente. Con questa considerazione vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio e ci sentiamo più tardi.